Direttore, ti sei messo dietro la rete per difendere i valori del Codogno. Come sarà questo inizio di 2023? Allora, speriamo meglio della fine del 2022 e soprattutto meglio dell'annata in generale. Quindi siamo già qui con i miei collaboratori Sergio e Mario per cercare di mettere un attimo a posto la struttura, per dare la possibilità ai ragazzi di allenarsi in questa settimana al massimo possibile. Com'è il programma? Ciò che c'è un amichevole sabato? Sì, il programma è abbastanza intenso, ci alleniamo oggi, domani, domani l'altro ancora. Facciamo una pausa il 6 per la festività e il 7 facciamo un'amichevole con la Bobiese a Piacenza. Mercato spumeggiante, diciamo. Ma diciamo che il direttore, secondo me, ha fatto i miracoli per quello che si poteva fare a dicembre. Poi ovvio che dalle intenzioni dobbiamo passare poi ai fatti sul campo. Sicuramente la squadra aveva bisogno di interventi perché non si è penultimi a caso e adesso con questi nuovi innesti e col gruppo che è rimasto speriamo di fare meglio del giorno di andata che sicuramente è stato molto negativo. Visto il considerato come è andato il girone d'andata, che cosa hai detto che si può dire in televisione ai ragazzi per ricominciare il campionato? Non si può dire niente in televisione. No, secondo me serve molto di più guardare al collettivo e non alle cose proprio personali, perché una squadra deve essere unita in tutto per tutto. Quindi lasciamo da parte gli interessi personali, bisogna solo guardare all'interesse del Codogno. In caso di salvezza ti fai biondo? Posso farmi biondo, sinceramente, posso prometterlo, mi faccio biondo anche se non sarà un bel vedere. Grazie. Grazie a te, ciao. Andrea, buon anno. Come sarà l'inizio della preparazione da qui al 15 per i giocatori? Ma allora, la preparazione ovviamente deve essere un qualcosa che ci appunto, fa restare prima di tutto in forma e poi ci prepara bene a quello che è il rientro per il campionato. Noi vogliamo comunque partire bene, questo è il nostro intento, cercare di fare bene fin da subito, fin dalla prima partita. E questo ovviamente dipende solamente da noi, quindi noi il lavoro lo facciamo sempre al 100% e poi cercheremo ovviamente di trasformare tutto sul campo come al solito. Parte tecnica, parte tattica, fisica, come la strutturi da qui per far arrivare la squadra in forma il 15? Allora, ovviamente, avendo anche l'inserimento di alcuni nuovi giocatori, la parte tattica è fondamentale perché la squadra ha comunque già assorbito tutte le idee di Mister Tuelli, però avendo dei nuovi innesti, bisogna far sì che tutti siano sullo stesso pezzo. Quindi la parte tattica è importante, la parte atletica anch'essa, perché comunque ci consente poi di essere, come dicevo prima, in forma e cercare di andare a mille. Faremo comunque un po' e un po', magari qualche giorno più dedicato alla parte atletica, qualche giorno più alla parte tattica, ma non mancherà nessuna delle due. Faremo delle ripetute su alcune distanze e poi ci saranno ad esempio domani alcuni lavori di navetta, poi invece mercoledì faremo un bel lavoro, bello intenso comunque di partita tra di noi in casa e giovedì invece resteremo un pochino più tranquilli per ricaricare le batterie per la sfida di sabato contro la Bobiese e poi riprenderemo la nostra settimana tipo dove comunque ci sarà sempre da lavorare nella giusta quantità, ma ci sarà da lavorare comunque. Per chi suona la campana? Ma non lo so, una campana di speranza, no, una campana di allerta per farci drizzare le orecchie e dirci che il campionato è vicino e bisogna ripartire forte. Andrea, buon anno, ricomincia la preparazione. Che cosa aspetta come tre? Ma non li faccio perché mi sono ingamberato. Ci sei? Te sei impastato da solo.